Le case della salute funzionano o no? Le case della salute possono funzionare come luogo in cui innovare i servizi che diamo ai cittadini. Quindi la risposta secca è ci stiamo provando. La Casa della Salute Trionfale nel primo municipio della ASL Romae in particolare, che è stata inaugurata il 1° dicembre, da gennaio ha per esempio per il punto unico di accesso, che cerca di integrare una risposta sociosanitaria per i cittadini, dato risposta a più di 1000 cittadini anziani che hanno delle patologie o delle richieste di bisogni che integrano la parte sociale con quella sanitaria. Quindi io credo che le case della salute siano un luogo di sperimentazione e di innovazione importante, anche con la presenza dei medici di medicina generale, l'ambulatorio infermieristico, il coinvolgimento delle associazioni di volontariato, l'integrazione con il municipio, quindi sono dei luoghi che possono funzionare. Dobbiamo però anche pensare che non è la Casa della Salute l'unico luogo in cui si produce salute, perché sul territorio di un'azienda sanitaria ci sono tanti servizi ospedalieri e territoriali, quindi il nostro compito deve essere quello di migliorare l'integrazione e la qualità di questi servizi, e la Casa della Salute è un luogo dove questo può avvenire probabilmente in maniera più facile. Dunque c'è da correggere il tiro anche nella sua Casa della Salute? C'è sempre da migliorare, noi abbiamo per esempio molte difficoltà in alcuni casi legate anche al fatto che siamo una regione in piano di rientro, quindi non tutto il personale che vorremmo mettere sempre siamo in grado di mettere, questo impatta sugli orari. Abbiamo per esempio l'esigenza di migliorare i sistemi informativi perché dobbiamo avere delle banche dati, abbiamo bisogno a volte anche di migliorare l'informazione e la comunicazione per i cittadini, no? Perché l'orientamento e l'accoglienza passa anche attraverso la chiarezza su dove devo andare. Ma l'aspetto secondo me più importante è quello di mettere insieme tutti gli attori, tutti gli specialisti. Questo convegno di oggi in particolare può essere utile a creare un clima, no? Una cultura di integrazione. Medici di medicina generale, specialisti, ospedale, territorio. Abbiamo bisogno effettivamente che il cittadino che è preso in carico abbia dei percorsi già integrati. Per esempio il problema delle liste d'attesa, che è un problema che torna spesso, è più un problema di gestione di una presa in carico di un paziente che non un problema effettivamente di carenza di offerta.